Acclamato da uno stuolo di fan, la star di Twilight, Taylor Lautner, ha festeggiato il debutto del suo primo film d'azione, Abduction, a Los Angeles. Mi sento elettrizzato, un po' nervoso, l'eccitamento deve essere tenuto a bada. Ho atteso così tanto questo momento che non mi sembra vero. Nel plot l'attore interpreta Nathan, un ragazzo che da tempo ha dei problemi con i genitori. Un giorno, navigando su internet, scopre la sua foto da bambino, pubblicata su un sito dedicato a persone scomparse, capendo così che quelli che l'hanno cresciuto non sono il suo vero padre e la sua vera madre. Hello? Nathan, I've got something you need to see. Non era arroccato su se stesso, nel senso che non rifiutava nulla di quel che gli proponevo, faceva tutto. Continuava a muoversi anche quando noi non ce la facevamo più. Credo che questo dia il senso del film. In questi film d'azione la traccia è sempre un po' a pelle di leopardo. Questo è il senso del film, è quello che bisogna dare a film di questo genere. Nathan Price is a high-valued asset. He escaped an attack last night. We've got 36 hours to find this kid before they do. Suddenly everyone around me is dying. Lautner si è dovuto esercitare fisicamente e andava molto al di là di quello che gli stuntman gli chiedevano di fare, impavido come la sua fidanzata coprotagonista, Lily Collins. Sapevo che dovevo fare il mio gioco, mi accingevo a fare le mie scene pericolose, adoro l'azione, quindi non facevo che lanciarmi, piena di forze. La performance di Lautner è stata apprezzata dalla veterana del set Sigourney Weaver. Jump! It's 30 feet down to the river. Dr. Bennett, this is insane. 15 seconds. And remember from now on, do not trust anybody. Non credo di fare un torto a nessuno, ma penso che sia riuscito a rendere la perfetta combinazione di conoscenza e innocenza veramente bene. Penso sia una storia che piaccia e che il pubblico possa divertirsi. Il film esce in Italia il 27 di ottobre. You want to play with no rules? You better be careful what you let out the box.